Eccoci qui ad un'altra puntata di Acqua Atalanta. Ciao, Buonasera Alberto. buonasera Sara. Noi qui a Teleclusone ci stiamo espandendo. Adesso canale sempre 98, siamo arrivati addirittura al Piemonte orientale, Addirittura. oltre che tutta la Lombardia. Ci stiamo Non allargando. arriviamo alle isole, cioè le isole, Montisole, ecco, magari fin lì ci Montisola, siamo, sì. dai. Tutta la Lombardia, quindi isole comprese, non possiamo dirlo, però Montisole e qualcosa d'altro c'è. Sì, quindi vi ricordo sempre canale 98 e se volete rivedere tutte le puntate, queste e anche quelle passate, ci potete vedere su in streaming o su teleclusone.com. Quindi canale 98, in Esatto. streaming, e poi ci sono, c'è anche la Io devo tua. salutare sempre i miei amici di Andrea Planet che come ogni serata mi fanno l'acconciatura. Una testa Questa così. sera vi mostro, mi hanno fatto un bellissimo raccolto. Che da Europa League più o meno, no? Sì, Così le trecce stanno siamo, diventando almeno sempre finché più c'eravamo, piccole. insomma, Non ecco. c'è più la treccia Ma della Champions. l'Europa, vabbè, se n'è andata, vedremo se si arriverà alla fine ancora, ma sarà molto difficile. Chi abbiamo con noi Sì, noi stasera? ne parliamo questa sera con i nostri ospiti. Abbiamo Giovanni Licini, buonasera. E Buonasera. Guido Marchesi, buonasera. Buonasera a voi e grazie dell'invito. Sentiamo subito da loro se ormai l'Europa è andata anche, si può dire, in campionato, visto che mancano poche giornate, alla fine c'è il recupero col Torino, fra una del 27 mercoledì. A chi la palla per primo? Sentiamo Guido. Ma ho paura, e con rammarico anche, che il ciclo sia finito. Poi personalmente, se dovessimo riuscire di straforo andare nella Conference League, io, È più una. ecco, Sì, di abbiamo giovedì capito viaggiare in paesi lontani per tornare, se va bene, il venerdì cosa. E pomeriggio, forse. Bisogna abbassare la saracinesca e ripartire. arrivare stanchi morti alla domenica e poi Esatto. bucare in campionato. Cioè, c'è questa prospettiva, magari una coppa che è un po' una coppetta, come l'hanno chiamata, paragonata un po' alla vecchia Mitropa. Questa conference. Allora, questa sera parlare di Atalanta non è facile, indubbiamente. Mi dispiace che Canale 98 fino a Piemonte Orientale questa sera non godono delle vittorie dell'Atalanta, questo mi dispiace perché erano abituati in tutta Italia a vedere la Dea che spopolava a livello sportivo sia a livello nazionale che internazionale. Oggi siamo qui mestamente a dire purtroppo, magari è finito un ciclo, però io torno a 5 anni fa quando noi tutti, prima di questa epopea, eravamo sempre pronti a vedere l'Atalanta se non nei bassi fondi, a metà classifica, e poi negli ultimi anni sentire l'inno dell'Europa League suonare Dopo aver sentito quello della al vecchio Champions, comunale, sì. al Gavis Stadium, è un'emozione che non dimenticheremo mai. Purtroppo adesso ci ha detto sulle maniche tutti, in società, allenatore, giocatori e anche noi tifosi, perché se vogliamo provare a riportare le vesti dell'Atalanta a certi livelli bisogna tirarsi sulle maniche e lavorare in un modo diverso. Sicuramente non è la Conference League che ci può dare soddisfazioni enormi, ma io dico che comunque essere in Europa in qualsiasi coppa a me va bene. Abbiamo in linea, mi pare. Possiamo chiedere l'opinione anche del signor Gigi Riva, buonasera, che è in collegamento. Che salutiamo. Ben trovati, ciao a tutti. Ciao. Buonasera. Stavamo parlando di prospettive europee un po' annacquate, così un po' questo, qualcuno dice anche che magari il ciclo è finito, adesso forse bisogna aspettare ancora un mese per capire naturalmente, però queste tre sconfitte di fila, diciamo in aprile 4 su 5 sconfitte, insomma non è bello. Ma guarda, io cercherei di guardare tutto questo con un, diciamo così, con un cannocchiale un po' più lungo, no? Credo che i cicli finiscono, mutano un po' per tutti. È finito per il Barcellona a un certo punto, è finito per grandi squadre, è finito per il Milan. Il problema è di capire se la fine di un ciclo presuppone l'apertura di un altro. Vorrei ricordarvi che, non so, per fare un esempio che conosciamo, il Villarreal, è una squadra che ha avuto diversi cicli, pur essendo
la rappresentativa di un paese, di un paesino di 50.000 abitanti, un terzo di Bergamo. E così Leicester, che dopo il successo ha avuto altri exploit, è tornato in Champions, eccetera. Il problema è di capire adesso che siamo forse, io non dico a fine ciclo, verso la fine del ciclo, bisogna avere il coraggio di cambiare prima che il ciclo sia davvero finito, perché io non me la sento, guardando la storia dell'Atalanta, di dire che un quarto di finale di Europa League e un ottavo posto in campionato non sia un ottimo risultato, uno straordinario risultato a prescindere. È vero che bisogna mettere mano alla squadra, spero non all'allenatore ovviamente, perché credo che dovremmo continuare con Gasperini. Vedo che però ci sono delle basi per dire da dove si può ripartire. Forse si è sbagliato il portiere, secondo me senza forse si è sbagliato il portiere perché Musso è ottimo tra i pali, ma in uscita è una sciagura. Però abbiamo carne secchi che possiamo portare a casa, che si sta rivelando un campioncino. In difesa abbiamo Lovato che sta facendo bene a Cagliari, Occoli che sta facendo bene a Cremona, Scalvini, Demiral che non è vecchio, teniamo un Califo e la difesa è a posto. Freuler e De Rong non sono più quelli di una volta, ma c'è Koopmeiner che cresce, che può farli rifiatare e diventare il titolare in attesa di comprarne un altro, di acquistarne un altro. Certo, la proprietà americana dovrà mettere mano al portafoglio da metà in su, perché credo che il nostro problema sia stato soprattutto quello. Quante partite noi abbiamo visto in cui ci siamo resi conto che dopo preso un gol non avremmo segnato nemmeno se avessimo giocato 6 ore. In attacco, probabilmente 6 anni di Gasperini sono 6 anni di spremitura agrumi. Gasperini è uno che pretende moltissimo, non solo in partita ma anche in allenamento, e ha spremuto i giocatori, soprattutto quelli là davanti. E quindi credo che, però ci sono dei presupposti per dire si è chiuso un ciclo, ci sarà un anno di transizione forse, ma siamo pronti per ricominciarne un altro. Ecco, Gigi Riva, come dice il suo nome, naturalmente dalla storia del calcio, cioè, magari non è, alla lontana siete magari anche parenti, chi lo sa, con Gigi Riva, il rombo di tuono, come era stato chiamato, il numero 11 della nazionale, che quello sì, un goleador che ha segnato la storia dell'Italia, no? E dicevo appunto, cambiare tanti tanti, ma tu cambieresti anche, cioè secondo te l'allenatore con quali prospettive può restare qua, dopo che ha ancora 2 anni di contratto Gasperini, no? Io ho un'idea mia, molto personale, e dico che quando il ciclo è finito devi abbassarla a Saracinesca, salvo vedere la società cosa può offrirti, ma non credo che quello che io chiamo lo zio Tom voglia mettere dentro altra liquidità, perché la squadra per metà è da rifare. E faccio una battutaccia. Gasperini potrebbe telefonare a Mourinho, che vi ricordo che dopo il triplete se ne andò perché si era reso conto che la squadra era finita, era sfilacciata. Lo stesso E l'aveva problema, spremuta bene anche lui, cioè. Come siamo nello stesso fa campo. Conte del resto, un po' così, Okay. no? A Bergamo io ho paura che buona parte della rosa sia spremuta. I ripetuti infortuni muscolari, le elongazioni, il resto che è capitato, le ricadute, su certi giocatori io non so come si faccia ancora a puntare. Personalmente, se io fossi Gasperini, abbasserei la saracinesca. È cambiata la società all'interno, sono cambiati i ruoli, ci sarà un nuovo direttore sportivo. Aspettiamo che la società dica quali sono le prospettive, cosa vuol fare. Bergamo si è abituata bene, non avere più nessuna partita di Europa È dura, è sì, dura, molto dura. è Se dura. Giovanni Io Vicini. penso che su Guido, su certi argomenti, posso vedervi coinvolto e darti ragione, su altri no. Io Gasperini lo terrei perché è l'uomo che ha dato un valore aggiunto a Bergamo, all'Atalanta e agli Sportivi Bergamaschi. Solo lui è riuscito a tirare fuori un valore aggiunto a giocatori che erano mediocri. Oggi come oggi bisogna cercare di cambiare fase sicuramente, ma che non avremo nessun tipo di allenatore che ha avuto la possibilità di trasferirsi
portare gente sconosciuta a portare e a livelli europei. Diventare dei giocatori, cioè, da nazionale. Qui abbiamo, capisco che Gasperini potrebbe dire me ne vado io, ma io non direi mai Gasperini vattene, diverso, capito? Chiarisco, il mio concetto non è Gasperini vattene, Gasperini guarda che fai meglio se chiudi la Saracinesca. Secondo me Gasperini... Perché ripartire nello stesso ambiente che adesso soffre di una cocente delusione, o riparti con, dei, dei poteri allargati che ti permettono di avere una formazione, una rosa competitiva, ma non so come faranno, anche perché aggiungiamo un tassello. Prima certi giocatori venivano, in questi ultimi anni, e resistevano alle lusinghe di altre società perché facevano la Champion, perché trovavano l'ambiente. Adesso, se non dovessimo fare più nessuna coppa, come io temo, forse qualcuno che ha 30 anni, 31 anni cerca anche però, Alberto, di trovare l'ultimo ingaggio. Hai ragione, però a quel punto lì non possiamo pretendere di fare di nuovo una squadra competitiva per l'Europa. Ci vorrà un anno di transizione, portiamo dei giovani che vanno plasmati, vanno, diciamo, portati a produrre un determinato tipo di gioco, e ci vuole un anno sabbatico sicuramente. Gasperini deve accettare questo ruolo sicuramente, e noi tifosi dobbiamo accettare che nel 2022-23 non avremo una squadra competitiva per fare i vertici del campionato, ma sicuramente una squadra da impostare per ricominciare un ciclo, per ripartire un ciclo. Sentiamo il parere di Gigi Riva. Quindi si delinea un anno di transizione, secondo te? Sì, si delinea un anno di transizione sicuramente. Io sono convinto in realtà che i tifosi di Bergamo e il pubblico di Bergamo, benché abbia mangiato caviale per 5 anni, se torna un anno al pane e salame non sarà così irriconoscente verso Gasperini e verso la società. E mi sembra di aver visto questi presupposti già da come hanno accolto la squadra dopo la sconfitta in Europa League e dopo la sconfitta col Verona domenica. Cioè, Bergamo ha, grazie a Dio, memoria di che cos'è stata, di cos'è, è capace, credo, i tifosi per primi, come hanno già dimostrato, di mettere tra parentesi questi 5 anni, sperando che tornino ovviamente. Ha dato un tributo a Gasperini e ai giocatori. Credo che tutti sappiamo chi siamo, dobbiamo ricordarci da dove veniamo e non dobbiamo mai dimenticarci che qualcosa come che le cose che sono successe negli ultimi 5 anni a Bergamo non erano mai successe in un secolo di vita, anzi in un secolo e 10 anni di vita. E credo che Gasperini, anche per la simbiosi che si è creata con la società, con i tifosi, eccetera, potrebbe essere l'uomo che, proprio con altri giocatori, la metà della squadra, in fondo, quando ho delineato la squadra del futuro ne ho detta metà, gli altri sono evidentemente da cambiare, possa essere lui l'uomo che rifonda. Guardate cosa ha fatto Ferguson con il Manchester United, mica ha vinto tutti gli anni Ferguson, però siccome aveva trovato l'ambiente giusto, la società giusta e soprattutto aveva la possibilità di incidere. Gasperini ha fatto degli errori, Musso l'ha voluto lui, Boga l'ha voluto lui, non hanno reso secondo le aspettative, ma ricordiamoci anche quanti giocatori ha voluto lui e poi si sono dimostrati importanti. Ricordiamoci la partita col Bologna dove ha messo dentro mezza primavera, scusate, con il Napoli nel 2016, quando ha messo dentro mezza primavera ed è riuscito poi a cominciare questa straordinaria cavalcata. Io non faccio un discorso di riconoscenza, nel calcio non c'è la riconoscenza, come è del tutto evidente. Nel momento in cui ci fossero le condizioni per cambiare, sarebbe giustissimo cambiare, sarebbe sacrosanto cambiare. Io non credo però che il ciclo di Gasperini a Bergamo sia finito, per quello che ha seminato, ma soprattutto per quello che può seminare ancora. Non vedo un allenatore bollito, vedo un allenatore che ha ancora delle idee di calcio che purtroppo non hanno seguito in campo, perché i giocatori sono bolliti, perché arriviamo secondi nei contrasti, perché tecnicamente non abbiamo più quell'energia, quella presenza anche psicologica, anche, diciamo così, anche così di attenzione a quello che succede in campo per i 90 minuti, ma vedo che le idee di Gasperini hanno fatto proseliti dappertutto, non sono idee superate. Lui ci ha portato all'avanguardia di un'idea di calcio che è stata accoppiata in tutta Europa. Non stiamo parlando di un allenatore sorpassato, stiamo parlando di un allenatore che ha bisogno di alcuni altri giocatori.
di avere magari anche carta bianca su quello che vuole, come vorrebbe rifondare la squadra. Dovrebbe esserci una grande simbiosi, sintonia con la società. Sentiamo magari cosa ha detto Gasperini dopo la partita, questa terza sconfitta consecutiva. Giampiero Gasperini, che sta succedendo all'Atalanta? Proprio è un momento veramente anche difficile da commentare. Non è sicuramente una squadra fortunatissima, almeno nella prima parte della gara in questo momento. Ha sicuramente perso un po' di fiducia, un po' di morale, perché l'impegno non è mai mancato. I ragazzi in questo sono stati sempre molto corretti, molto precisi. Anche oggi è andato tutto fino alla fine, però è evidente che da troppe settimane, insomma, pur giocando col massimo impegno, con la volontà e tutto quanto, risultiamo perdenti e questo dobbiamo assolutamente dare una svolta di qui alla fine del campionato, perché è una stagione che è stata bella in tanti aspetti per tanto tempo, deve finire in modo dignitoso. Lo dobbiamo alla gente, lo dobbiamo alla società, lo dobbiamo a noi stessi, a tutti quanti, ed è quello che dobbiamo cercare di fare di qui alla fine. Certo, l'ha detto anche lei, Atalanta, neanche troppo fortunata, magari poi ci sono gli episodi che se c'è un doppio Sì. giallo da dare, bisogna darlo. Ah sì, quello è un po' il frutto di tutto il girone di ritorno, anche l'altra sera con l'Ipsia. La possibilità di rigore non è per attaccarsi a questo, poi, però sono episodi che cambiano e possono dare una spinta. Non siamo fortunati in quello, per il resto abbiamo sicuramente altri tipi di difficoltà e in queste ultime settimane è stato veramente, abbiamo raccolto veramente troppo poco anche per l'impegno della squadra. Adesso ci sono le ultime partite di questa stagione. Cosa dovrà fare l'Atalanta? Cosa dovrà fare Giampiero Gasperini per tirar fuori ancora di più dai suoi Dobbiamo uomini? giocare, come ho detto, dobbiamo finire bene in modo dignitoso perché lo dobbiamo a tutte le componenti che ho detto e quindi dobbiamo giocare partita per partita, magari cercando di fare qualche risultato per chiudere bene il campionato. C'è un sorriso che ha regalato questa partita e Così Scalvini? risponde al nome di Fantastico. Giorgio Scalvini. Bene, questo è comunque quello in cui la società, l'Atalanta, deve pensare per il proprio futuro, questa sempre capacità di trovare qualche cosa che la riporti nel futuro e che la possa avere la possibilità di ricominciare. Europa? Da mettere da parte. No, matematicamente no, giocheremo ogni partita per cercare di vincerla finché la matematica. Però è chiaro che abbiamo perso tante opportunità e quindi è difficile questa sera commentare l'Europa. Ecco, ripasso la palla velocemente per una battuta a Gigi Riva, visto che se da giornalista di razza abituato a pesare gli aggettivi. Da Gasperini, prima di Verona, così, aveva parlato di 7 partite da vincere. Adesso parla di finire in maniera dignitosa. Ecco, secondo te, ecco, c'è anche un pochino di resa in queste parole oppure è solo l'amarezza del momento? Ma io credo che sia solo l'amarezza del momento. A me, per fortuna che ho sentito questa intervista, perché nelle altre che avevo sentito, Gasperini aveva usato la parola crisi morale, che sarebbe stata una roba pazzesca, cioè inaccettabile una crisi morale della squadra. Una crisi di morale, con la D davanti, come l'ha detta nell'intervista a voi, mi sembra che rettifichi un po', cioè che cambi un po' le cose. Detto questo, è evidente che c'è una delusione che si porta dietro questa sconfitta che ha indotto Gasperini ad essere molto molto prudente. Sarà il cuore del tifoso. Io spesso mi dico che col cuore non vedo delle cose che con gli occhi vedo, però con gli occhi vedo anche che c'è un calendario che ci mette a confronto con almeno 4 partite abbordabili. Una di media difficoltà e una difficile, mentre le altre nostre competitor, se vogliamo ancora chiamarle così,
hanno diversi scontri diretti. Quindi la speranza è l'ultima a morire, anche se evidentemente è molto difficile. Io non darei Gasperini per arreso, mi sembra uno che non si arrende mai. E vorrei ricordare anche un'altra cosa, che è vero che adesso stiamo a piangere una partita persa in casa, la terza consecutiva persa, l'eliminazione, attenzione, ai quarti di finale dell'Europa League, vado a ribadire, però vi ricordo che anche quest'anno, pur in questa situazione di atleti logorati, di diversi infortuni muscolari, che ha ragione, non mi ricordo chi l'ha detto, dei tuoi due ospiti, che sono il segno di un'usura, questo è evidente, però nonostante questo vorrei ricordarvi le due partite col Manchester, vorrei ricordarvi l'andata col Villarreal, le partite con l'Olympiacos, quelle con l'Everkusen, l'andata con l'Inter, l'andata con il Napoli, l'andata e il ritorno con la Juventus. Abbiamo giocato almeno una decina di partite ancora ad altissimo livello. È mancata la continuità, come se non mancassero le energie nervose a questi calciatori per reggere le 50 partite necessarie, ma che quando il risultato contava, l'Atalanta ha giocato ancora come vuole Gasperini. Quindi io, più che di una rifondazione così completa, una fine ciclo, parlerei piuttosto di ritoccare quello che già c'è, fare degli innesti mirati, 4, 5, 6, che sono tanti, me ne rendo conto, ma credo che l'anno di transizione, che comunque si annuncia, non sarà così transitorio, permettetemi il bisticcio di parole, ma sarà piuttosto un anno di ricostruzione che può dare anche qualche soddisfazione. Non diventiamo all'improvviso la Salernitana, ecco. No, non è il caso. Sentiamo il parere anche dei due marchesi su queste parole di Gasperini. Vi dirò, mi ha colpito Gasperini per l'espressione dignitoso. Mi aspettavo un Gasperini più carico, insomma, più carico, come era qualche settimana solito Gasperini, che a un certo punto hai visto anche sedersi in panchina, che non era cosa usuale per lui durante la partita. Giustamente, Alberto, fai notare questo. Dopo la partita con Napoli, io ho visto un Gasperini rilassato. Quel Gasperini, non è da quel lui. Gasperini lì sì, non sì. Mi piace. Ma come non mi piace quando dice dobbiamo finire in maniera dignitosa, non mi è piaciuto nell'intervista precedente, non questa, quando di fronte a una domanda che era sul suo futuro futuribile, ha detto meglio un giorno prima che un giorno dopo. Che mi fa pensare che Gasperini nella sua testa qualcosa sta già pensando. E per quello che io penso che Gasperini vede i giocatori tutti i giorni, pertanto conosce giorno per giorno durante la settimana come i suoi giocatori si allenano e come sono, pertanto è per quello che secondo me lui, non dico che si è arreso, ma si è reso conto che più di tanto non può strodare, che sono un po' scarichi. E poi diciamo una cosa, analizziamo la partita di lunedì sera. Il primo quarto d'ora l'Atalanta, pensiamoci bene, ha fatto un bel gioco come era l'Atalanta di un paio di mesi fa. Poi le energie sono mancate, purtroppo è lì il discorso che abbiamo detto tutti, sono abbastanza spremuti, pertanto non hanno più quella continuità e quella freschezza che avevano nei primi mesi del campionato. Oggi anche Gasperini si è reso conto che più di tanto non possono dare, non è che si è arreso, è consapevole della forza dei loro giocatori. E poi, scusa Gigi, mancato, no, per tornare al tuo nome, ma il bomber, cioè, abbiamo Zapata e Pasalic a quota 9, non sono ancora nessuno in doppia cifra rispetto a quello che era, non so, Muriel 18-17 gol l'anno scorso, due anni fa, lo stesso Zapata su quella media lì, quest'anno siamo proprio fermi. Non... Sì, è la risultante di quello che stiamo dicendo, cioè la palla non gli arriva mai pulita, la palla non gli arriva mai esatta, perché c'è una mancanza di tecnica, di esattezza tecnica, che evidentemente è il frutto di una mancanza di lucidità soprattutto negli ultimi 30 metri. Un calo di rendimento loro, Zapata è mancato tutto il tempo che è mancato, si è sopperito la sua mancanza fino a un certo punto, siamo riusciti a passare dei turni in Europa League senza di lui, ma è evidente, come dicevo, che i problemi stanno all'attacco. Io Zapata me lo terrei, ma temo che lì i soldi del Newcastle faranno la differenza e attorno a lui costruirei un nuovo attacco, ma immagino che non sarà possibile tenerlo, e a quel punto di vista sì che l'attacco ha bisogno di una rifondazione, perché è evidente che non ha fatto
lo scatto Miranchuk, non ha fatto lo scatto Malinowski, non ha fatto Pasalic, è rimasto quel buon giocatore che non, a questi livelli, e livelli almeno in cui gioca l'Atalanta, è una partita sì e tre no. Insomma, gli esterni, soprattutto gli esterni, pensate quanti gol abbiamo avuto dagli esterni e quanti assist questi anni. Quelli sono, e gli esterni, si sa, sono i giocatori più spremuti nel gioco di Gasperini. Dunque sì, è lì che bisogna agire. Se posso aggiungere su Gasperini ha anche detto in una delle ultime interviste, ha detto sì, meglio un minuto prima che un minuto dopo, ma ha anche detto: io resto fino a quando non do fastidio. Questa è anche un'altra frase da interpretare. Sì. Mi sembra giusto anche... Voleva bilanciare l'altra. No. Poi, giustamente, sento delle cose che sono perfette sugli esterni, e in più, rispetto all'Atalanta, del famoso 3-0, 3-1 col Valencia, per fare un ricordo, 4-1 con i 4 gol di Ilicic. Ecco, bravo, hai toccato quello che volevo ricordare. C'è mancato un fuoriclasse, la differenza Ilicic, in Europa e contro le cosiddette 7 o 4 sorelle sarebbe bastato con l'Ilicic, è per dire, il fuoriclasse. Sì. Ilicic era un fuoriclasse, saltava l'uomo, permetteva a Zapata poi di non avere, di non essere circondato da altri tutto sulle difensori. Sue spalle, certo, l'attacco. Senza Ilici l'Atalanta ha perso un 20%, e attenzione, ha perso, come diceva Gigi Riva, il gioco sulle fasce, perché Atebor non è più Atebor, e di là, ahimè, Gosens, vi ricordo che era il difensore in Europa che aveva segnato più gol. Atebor a destra, metteva la palla lunga, a sinistra arrivava Gosen, dritto, storto. E la metteva dentro. E non dimentichiamo Castagne. Ma adesso andiamo troppo indietro. Nei 5 anni c'era anche lui. Io mi fermo a Atebor, Gosens. Sì, sì, sì. Senti, una battuta da Gigi Riva, visto che credo che dopo deve ha un impegno, ma volevo chiederti una tua considerazione veloce sulla questa Atalanta americana. Come la vedi dalle tue parti, che sei... Vabbè, se non sei proprio a Bergamo, ma sei bergamasco, che non conosce confini, come cantano allo stadio, così, no? Esatto. Ma guarda, io la cosa che mi spiace di tutto quello che è successo è che si sia persa una quota di bergamaschità all'interno della squadra. Nel consiglio d'amministrazione sono uscite 4 figure storiche molto importanti per la società. Naturalmente i nuovi equilibri obbligavano a questo. E a questo punto bisogna vedere se la fusione tra chi è rimasto, cioè i Percassi, che per fortuna rappresentano la continuità, e chi arriva, sia una fusione calda e non una fusione fredda, perché un conto era gestire una società nella maniera in cui è stata sempre gestita, con dei criteri manageriali eccellenti, ma tra gente che si conosceva da 30 anni, un conto è vedere cosa succede con dei nuovi che si hanno lasciato le deleghe ai Percassi, però comunque avendo messo tutti i soldi che hanno messo, voce in capitolo la vorranno avere. Anche questa è un'incognita del prossimo futuro, un'incognita piuttosto pesante. Come sappiamo, i risultati arrivano quando c'è un connubio perfetto tra società, allenatori e pubblico. Sono le tre componenti fondamentali. Il pubblico dell'Atalanta non tradisce, l'abbiamo visto anche ieri, l'abbiamo visto gli applausi incredibili dello stadio pieno nella partita con il Lipsia. I giocatori, bisogna fare il lavoro che abbiamo detto finora. La società, da questo punto di vista, rappresenta un piccolo punto di domanda di cui non abbiamo ancora, purtroppo, anche perché il closing è stato fatto in un'atmosfera di mistero. Sappiamo, abbiamo il frontman di tutto questo che è Pagliuca, non conosciamo le idee di Pagliuca. Non sappiamo che cosa vuol fare del nuovo direttore generale, l'inglese, ricordatemi il nome. Magari si intende più di canestri che di campi di calcio, però vabbè, questa non è una battuta così. No, ma io dicevo il general manager, quello che abbiamo preso in Inghilterra. Direttore sportivo. Direttore sportivo. Sì, Luca Bassi è la sua no, braccio destro. Direttore sportivo nuovo, l'inglese. Congerton. Esattamente.
Quindi ci sono tutta una serie di incognite che riguardano anche il rapporto virtuoso che può più o meno nascere con questi nuovi protagonisti, e questo credo che sia ancora più, è un'alchimia ancora più difficile da cercare che non quella di una squadra che possa rilanciarsi. Bene, dai, io ringrazio allora Gigi Riva per il tuo contributo, servirà un Gigi Riva anche nell'Atalanta che verrà per forza, un bomber sarà indispensabile dopo che siamo stati abituati benissimo con Zapata, Muriel e prima ancora con Dennis. Grazie ancora allora Gigi Riva e a presto. Grazie a te, ai tuoi ospiti e buona serata a tutti, ciao. Grazie, arrivederci. Grazie. Noi Sara dobbiamo... Noi sì, dobbiamo staccare per qualche minuto per la pubblicità, ci rivediamo tra pochissimo per la seconda parte di A Come Atalanta.